E una tartare di manzo con lime. E da bere cosa ci consiglia? Andrei senz'altro su una QP del 2026. Va bene. Potete notare la limpidezza e la trasparenza nella gestione dei fondi europei e degli investimenti. Un profumo crescente di nuova occupazione. Un sapore corposo di sostenibilità, con note persistenti di risparmio energetico e fonti rinnovabili. Direttamente dal vostro rubinetto. È buonissima! Quello che hanno preso loro. Scusi, scusi! Scusi! La terza appuntamento di queste Le Forme dell'Acqua organizzata da Donne in Corriera e dall'Acquedotto Pugliese, e ogni volta io mi diverto tantissimo a vedere questo filmato che è veramente divertentissimo e molto azzeccato. Prima di dare la parola ai nostri ospiti, però chiederei al dottor Francesco Crudele, che è del consigliere amministrazione dell'Acquedotto Pugliese, un ulteriore indirizzo di saluto. Ecco il microfono. Grazie, bentrovati e soprattutto con molto piacere porto il saluto del Presidente La Forgia, della direttrice Francesca Porticasa e di tutto il Consiglio di amministrazione di cui mi onoro di far parte. Siamo nel Palazzo dell'Acqua, questo tempio ateo che celebra l'acqua. Ha voluto magnificare la sua costruzione che è avvenuta agli inizi del Novecento. Questo palazzo è stato costruito tra il 1925 e il 1932. L'importanza di che cosa ha rappresentato l'arrivo dell'acqua pubblica in Puglia. E questa sera mi congratulo per l'iniziativa. L'Associazione Donne in Corriere ha organizzato dei bellissimi incontri. Quello di questa sera ci parlerà. E io sono molto curioso di guardare, di ascoltare questo inviato speciale, no? Ungaretti, che viene in Puglia e viene a raccontare le emozioni, le sensazioni di questi zampilli, dei primi zampilli, dell'arrivo e della messa in funzione delle fontane e di quanto l'arrivo dell'acqua pubblica in Puglia avesse rappresentato un valore aggiunto a 360 gradi. Cito solo un passaggio che personalmente mi ha molto colpito fino al primo giorno e che è poco conosciuto e socializzato, ma secondo me rende l'idea della rivoluzione in positivo che ha rappresentato l'arrivo dell'acqua in Puglia, perché non dimentichiamo mai, del resto Orazio ce ne parlava già più di 2000 anni fa quando parlava di Puglia siticulosa, no? Noi l'acqua non ce l'abbiamo. Noi l'acqua la attingiamo attraverso i grandi adduttori dalla Campania, dalla Basilicata, dal Molise. La Puglia non ha acqua, è una regione carsica, per cui è uno straordinario miracolo quello dell'acquedotto pugliese, la più grande infrastruttura idraulica d'Europa che serve più di 4 milioni di persone, comprese anche 16 comunità della provincia di Avellino. Allora, dovete sapere che fino al 1915, quando il 24 aprile è arrivata l'acqua in Puglia, la Puglia aveva il più alto tasso di mortalità infantile. I bambini molto spesso morivano di malaria. Perché? Perché l'acqua la si pescava dalle cisterne dei pozzi privati dove proliferava la zanzara anofele, che era il principale vettore della malaria. E quindi l'arrivo dell'acqua in Puglia ha innanzitutto rappresentato un miglioramento da un punto di vista igienico-sanitario e ha poi provocato tutte quelle reazioni positive, io direi prima fra tutto sociali, no? Oltre che culturali, perché ognuno di noi ricorderà i racconti che i nonni ci facevano rispetto a quello che accadeva intorno alle fontane, intorno alle cappe de Fir, perché così le chiamiamo in Puglia, che rappresentavano un punto di incontro. E allora questo palazzo rappresenta questa storia meravigliosa. In questo palazzo è aperto da sempre alle iniziative che arrivano dal territorio, è la nostra mission.
Il nostro consiglio di amministrazione è molto attento all'ascolto nei confronti del territorio e queste iniziative e tante altre iniziative come queste saranno sempre le benvenute. Per cui io vi auguro buon lavoro e vi ringrazio per averci scelto per ospitare la vostra manifestazione. E siamo noi in realtà di nuovo a ringraziare Acquedotto Pugliese, ringraziare in particolare il dottor Crudele per queste parole. Poi magari mi riferirò a dei dati che riguardano proiezioni al 2030, al 2050, che prevedono senza interventi a livello globale in Italia un possibile decremento delle piogge del 30%, che ci riporterebbe, ahimè, a quell'inizio del Novecento di cui ci raccontava il dottor Crudele. Ma io adesso vi lascio alle parole di Ungaretti. Ora l'acquedotto pugliese ha portato l'acqua potabile anche in Capitanata e anche sul Gargano, come l'ha fatta zampillare dalle fontane dappertutto, anche nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto. 1500 chilometri di canali e di condotte costruiti. E alle radici del Gargano, mentre la selva grottesca continua la sua risatina e ora vi ride alle spalle, e voi tornate invece a pensare a muri merlati nascenti dal mare, una casa azzurra e gialla vi accoglie sola sola. Un altro miracolo. Nel progetto di massima del 1902 per la distribuzione dell'acqua non erano compresi i comuni di Monte Sant'Angelo. E se l'acqua non riusciva mai ad arrivare dove avevano allora stabilito che dovesse arrivare, come avrebbe fatto ad arrivare un giorno lassù, in cima? Nel 1925 si dà ordine che si compili un progetto di massima perché l'acqua vada fino lassù. Nel 1928 vengono compilati altri progetti esecutivi e i lavori vengono senz'altro rapidamente eseguiti. Non era una cosa facile. Sono stati risolti ardui problemi di ingegneria che si presentavano per la prima volta, con semplicità, come sempre, quando si fa sul serio. Ed ecco, nella casa gialla e azzurra, ora si muove l'impianto di sollevamento. Sono pompe a stantuffo, accoppiate a motori diesel. Sono le braccia e i polmoni d'acciaio di migliaia di ciclopi che mandano, senza affannarsi, silenziosamente, come nulla fosse, dallo spazio di poche decine di metri, una quarantina di litri d'acqua al secondo, a un'altezza quasi di 1000 metri. Tutto questo organismo nero fa l'effetto di un'enorme dissimulata violenza che basta una mano d'uomo a dominare e a regolare, senza sforzo. Grazie a Paola Mortelli, che è attrice professionista dal 1977, ha una storia di teatro con Antonio Calenda, con Michele Mirabella, tiene corsi di dizione, come si è ben appreso, anche al Master di Giornalismo di Scienze e Comunicazione dell'Università di Bari e presiede l'Associazione Culturale Appio Voci, dirigendone anche la compagnia. Sentiremo di nuovo la sua voce. Le dicevo prima, preparando questo incontro, che c'era un compito non facile perché nella platea c'è gente più o meno della mia età, e mi fa piacere anche gente, ragazzi più giovani, ma quelli della mia età credo che ricordino, come ricordo io, l'Ungaretti che leggeva l'Odissea all'inizio dello sceneggiato famosissimo, quello con Baekje Inphemio. E lei, come si chiamava lei, l'attrice? Irene Papas, e con Irene Papas. Io ero ragazzino, ero letteralmente ammaliato da questo uomo con questi capelli fulvi, con questa, quasi con la bava alla bocca, che raccontava di che andava. E quindi dopo ci fai un pezzettino alla Ungheria. Da ruotare l'aereo.
Io devo dire che, anzi, chiedo scusa alla mia amica Roberta Monaco, gli ho detto qualche settimana fa che non amo, non capisco la poesia. Ecco, però Ungaretti lo capivo, all'università lo capivo, mi piaceva e credo di averlo capito perché avevo seguito la sua lettura dell'Odissea in televisione. Ma la protagonista di oggi è Celeste Mauro Giovanni, che io la presenti fa ridere a Bari, ovviamente, è insieme a molte altre colleghe e colleghi qui in sala, alla storia dell'insegnamento in questa città. Ha insegnato lettere in diversi licei, ha insegnato a insegnare alle scuole di specializzazione, è referente di Italia Nostra per Bari, per la scuola di formazione, è una donna in carriera ed è autrice di testi per Adda, per Levante, per Progetit e anche per Il Mulino. Il cercatore d'acqua, Ungaretti in Puglia. Che cosa abbiamo ascoltato, Celeste? Ci racconti un po' la ragione per cui siamo qui oggi? Grazie Pino, buonasera a tutti e tutte le amiche e tutti gli amici, grazie all'acquedotto, a Paola, alla meravigliosa voce di Paola e un saluto a Gabriella Caruso, la presidente dell'associazione che probabilmente ci raggiunge più tardi. Abbiamo sentito dalle parole di Paola un brano di Giuseppe Ungaretti che è stato inserito come tutta l'opera scritta da Ungaretti in qualità di inviato speciale della Gazzetta del Popolo di Torino nel 1934. Tutto questo racconto, questo diario di Ungaretti è stato inserito e pubblicato nel 2019 anche a Bari dall'editore Adda, oltre che per la prima volta dallo stesso Ungaretti con il titolo Il deserto e dopo, quindi una raccolta autonoma soltanto di reportage di viaggio di questo viaggio e poi ripreso dallo stesso Ungaretti nella Silloge Vita di un uomo che raccoglie tutte le opere dello stesso poeta. Questo libro da cui sono tratte le immagini che vedete pubblicate dell'archivio storico dell'Acquedotto Pugliese sono le immagini che appunto ritraggono e documentano questa esperienza di Ungaretti, il quale tra febbraio e settembre del 1934 scende in Puglia e in Basilicata. È un inviato speciale. Un inviato speciale della Gazzetta del Popolo, come vi dicevo, di Torino, che deve scrivere e raccontare che cosa è questa grande opera e raccontarla naturalmente con la vis lirica che lo contraddistingue di grande poeta, ma anche con la forza del comunicatore di un giornale che deve naturalmente assecondare anche delle linee editoriali. E quindi sono sette articoli saggio che lui scrive, a cui poi se ne aggiunge un altro che viene pubblicato quando il poeta raccoglie tutti questi reportage nell'opera che citavo prima, Il deserto e dopo, e che hanno questa caratteristica. Grande lo sentiremo, grande emozione, grande sensibilità, grande forza, quella che contraddistingue la sua poetica, e nello stesso tempo anche il racconto, e l'abbiamo sentito, di dettagli che fanno parte dell'opera stessa, quella che i contemporanei chiamarono la grande opera. Nel 1934 l'acquedotto era già una realtà e il poeta non fu scelto a caso sicuramente, era il grande cantore dell'acqua che conosciamo tutti. Ci diceva dei fiumi, ci diceva Pino di aver studiato Ungaretti addirittura alla scuola di Walter Binni a Roma. È il poeta dell'acqua e rimane, quindi viene mandato sicuramente anche per questo i fiumi, se poi desiderate, sarà la lettura finale, magari.
con cui possiamo chiudere. Dicevo che rimane affascinato da questo miracolo dell'acqua, perché questo l'acqua quando Ungaretti viene in Puglia già zampilla non solo dalle Capo di Firra, le fontanine che adesso sono un patrimonio da salvaguardare, sicuramente credo che siano valorizzate, ma anche da monumentali fontane che sorgono in tutti i grandi e i piccoli centri. Senti, vedremo le fontane anche scorrendo le foto in loop, fontane intorno alle quali si raccolgono comunità intere, non solo perché sono autentiche, alcune autentiche opere d'arte, ma anche perché portano l'acqua. Dicevo che ciò che Ungaretti vede e ci racconta in questi sette saggi sono l'esito di una lunghissima storia che vi riassumerò in brevissime parole. La storia appunto dell'edificazione dell'acquedotto pugliese, pensata addirittura dopo l'unità d'Italia, quando una violenta epidemia di colera, la mortalità infantile e non solo infantile era altissima, e ci sono a questo proposito, mi piace ricordare delle pagine di Carlo Levi, a proposito, e naturalmente qualche anno dopo, parecchi anni dopo, ma ancora si parla della malaria, del chinino e dei bambini che a Matera, quando la sorella di Carlo Levi arriva lì, mendicano proprio dalla dottoressa questo potente medicinale contro la malaria. Ma c'era stata anche un'epidemia di colera che spinse appunto gli amministratori della regione e di Foggia e di Bari in particolare a bandire un concorso per l'ideazione e l'esecuzione di questa grande opera. Vinse il premio stanziato per il progetto l'ingegner Camillo Rosalba, da te citato anche la scorsa volta. Questo progetto, come ripeto, possiamo leggere in questo libro, edito da Mario Adda, ma in tante opere che costituiscono le fonti, ci fu appunto la progettazione della captazione delle acque del Sele, perché la Puglia non aveva acqua, del Sele, del Calore, dell'Ofanto, insieme a quelli del Monte Cervaro. Naturalmente, oltre a questo progetto, ce ne furono tantissimi, perché la storia dell'acquedotto pugliese è una storia travagliata come quella della Puglia e del Sud. Non si arriva subito alla costruzione e soprattutto bisogna arrivare prima all'88, quando c'è l'ingegner Zampari che aveva acquistato le sorgenti del Sele, e poi a Giuseppe Pavoncelli, grazie alla cui mediazione l'onorevole Giuseppe Pavoncelli, la mano pubblica interviene per la prima per la costruzione appunto dell'acquedotto, per la prima parte dell'acquedotto, che ancora è un'opera aperta, un'opera incompiuta, perché continua ad essere continuamente. Ed ecco che questa storia dell'acquedotto e di Ungaretti che viene in Puglia si intreccia naturalmente con la storia del nostro sud, della nostra terra. C'era una terribile crisi agraria proprio in quegli anni, alla fine dell'Ottocento, agli inizi del Novecento, e naturalmente le condizioni di questa crisi, che lo stesso Tommaso Fiore, più tardi nelle lettere a Gobetti, che poi sono state, edite con il titolo Un popolo di formiche, descrive, sono condizioni di contadini, sono condizioni di piccoli agrari del sud difficili, ma è pur vero che ci sono proprio all'interno delle stesse persone, all'interno degli stessi contadini, ci sono le risorse per costruire.
lo dice Tommaso Fiore e lo dice anche Ungaretti, che vede questo popolo di formiche, quello che peraltro vediamo nelle foto, scavano la terra, scavano il sasso e riescono a fare opere con le loro mani che veramente hanno dell'incredibile. Grazie intanto. Volevo ricordare una cosa. Ungaretti nasce ad Alessandria d'Egitto. Non solo nasce ad Alessandria d'Egitto nel 1888, ma passa i suoi primi, credo, 24 anni ad Alessandria d'Egitto. E tornando in Italia, ciò che lo colpisce è la differenza. Proprio nell'architettura, ho ritrovato gli appunti di quell'esame a cui facevi riferimento, e parla della terra dalla quale viene, da dove è nato, come di un'architettura friabile, cioè dove le cose non sembrano non avere quella firmitas che invece incontrerà. E però, chiedendo di nuovo a Paola se ci legge qualche cosa. Mi ricollegherei anche al filmato che abbiamo visto dell'acquedotto, il futuro nelle nostre radici. Stiamo un po' parlando di questo. Vorrei però approfittare appunto di Paola Martelli per risentire la R arrotata di Ungaretti. Caposele, il 9 settembre 1934. La sete. Ho conosciuto il deserto. Da lontano, un filo improvviso di acqua chiara e viva faceva nitrire di gioia i cavalli. Ho conosciuto paesi di grandi fiumi. Ho conosciuto terre più basse del mare. Ho conosciuto l'acqua torrenziale, l'acqua rovinosa, l'acqua che bisogna serragliare. Ho conosciuto l'acqua nemica. Ho conosciuto Amsterdam, dove si vive come navi ferme, con lo sguardo sott'acqua. L'architettura delle stesse case, prive di volume, incatramate, non trova lì consistenza se non nello specchiarsi. Sovrapponete a un'architettura quanti ornati vorrete, sarà sempre uno scheletro. Ma lì non è nemmeno uno scheletro, è un sogno. E difatti, guardando dall'alto un tram fuggente con i suoi lumi, nel vederlo giacente nella sua crisalide capovolta, sotto le velature e le trasparenze d'un'acqua putrefacente, ho conosciuto la verità di Rembrandt. Sogno. Se gli estensi volevano vedere in giro, vivente, la loro nostalgia e portavano Ferrara a Tivoli, se forse le grandi acque di Versaglia sono un canto ferrarese dei francesi, ebbene, questi italiani del Novecento non hanno insegnato al mondo il modo di sbizzarrirsi con l'acqua. Hanno semplicemente dato da bere a chi aveva sete. Ma questo, e per questo, non ci voleva meno fantasia che a quei tempi, e ci voleva una volontà molto più che umana. Ne è nata un'opera che, come si vedrà in prossime note, sfida qualsiasi altra, anche per bellezza. Adesso dico una cosa da borbottone di una certa età. Adesso ci sono i giornalisti che fanno tutto, fanno i romanzieri, fanno i saggisti, fanno i giornalisti, fanno gli attori, fanno tutto. Una volta i giornali chiedevano ai poeti di andare a fare l'inviato e la differenza di linguaggio sta tutta lì, direi. Non posso citare il nome, ma un famosissimo storico che ho presentato in una di queste occasioni, al momento in cui l'ho presentato, è uno dei maggiori storici italiani, l'ho presentato come storico, lui mi ha detto: no, no, non sono mica storico, io Paolo Mieli storico, io faccio altro. Vabbè, questa era la parentesi borbottona. Ti chiedo ovviamente di commentare quello che abbiamo sentito, il deserto è dopo. Te lo chiederei anche come dire,
vecchia insegnante, questo linguaggio, che cosa ti evoca oltre agli appunti che abbiamo preso? Gli appunti di cui parla Pino sono un contributo che riflessioni che appunto sono state pubblicate in questo testo che citavo. Intanto hai ragione, abbiamo parlato già prima della comunicazione affidata ad un poeta che però non era lì alla Gazzetta del Popolo in qualità di poeta, ma in qualità appunto di giornalista. Però Ma era lo chiaramente. stesso Montale, Pasolini, Sì, cioè, cioè era avevano questo. proprio la loro, lo scrivere, la comunicazione, ma una comunicazione di livello, una comunicazione che fosse non solo contenutisticamente, come per carità tanti giornalisti oggi fanno, elevata, ma soprattutto un linguaggio. Questo fa la differenza della comunicazione. Il linguaggio naturalmente di Ungaretti a proposito dell'acqua è un linguaggio epico, è un linguaggio aulico perché l'acqua era proprio nelle sue corde ed era il tema guida nella maggior parte delle sue raccolte liriche, dal porto sepolto fino al dolore, vedete, tutta la produzione di Ungaretti scorre sull'acqua, tutta la sua vita scorre sull'acqua. Un'acqua, come abbiamo sentito prima, che è un'acqua amica nel caso dell'acquedotto, un'acqua nemica nel caso di quella dei fiumi, della Prima Guerra Mondiale, perché lui è stato anche un uomo di fronte. Dopo il deserto, sì. Ecco, la novità di questo reportage di Ungaretti sta non soltanto nel raccontare la grande opera e come quello che è stato compiuto, ripeto, le foto documentano in maniera molto eloquente, perché sono veramente lavori di un'architettura idraulica, non solo, ma di un'architettura del paesaggio, perché lavorano per modificare un paesaggio che viene sostanzialmente cambiato, ma che conserva i tratti della Puglia sitibonda. Ma lui vuole descrivere, e lo fa, quello che succede dopo l'acqua, come cambia la Puglia. In realtà, cambia nelle, ripeto, architetture del paesaggio che lui riprende, cambiano i paesaggi. Cambiano anche i paesaggi urbani, abbiamo detto arricchiti dalle fontane. E anche se Ungaretti di questo paesaggio pugliese e dei paesaggi in genere, lui ritrae il visto e lo vediamo, ma anche il non visto, ritrae il reale e l'immaginato, è un poeta. E come aveva detto in un saggio del 1930, un saggio molto bello che si chiama L'uomo buio, lui ritrae, e non solo in Puglia, il visibile e l'invisibile. E in questo sta la forza di un poeta e di Ungaretti in particolare. E a proposito dell'acqua, lui disse che per lui l'acqua era sempre assopita nella memoria. Quindi questi suoi racconti non fanno che riemergere quest'acqua assopita nella memoria che si fa storia, che si fa memoria tangibile, ma che rimane come sottofondo del suo racconto. Lui ritrae quindi in due fasi il paesaggio di Puglia. La prima è quella visibile del grande deserto, e l'altra è quella invece dell'invisibile di cui Ungaretti parla, come
di realtà conquistata, vissuta e filtrata attraverso la memoria, le pagine e le parole dei grandi poeti. Mi riferisco a Petrarca in particolar modo, mi riferisco a riferimenti a tratti leopardiani presenti in quest'opera. Il dopo deserto è quindi questo paesaggio invisibile che lui ha colto emozionalmente, che ha sentito profondamente e che cerca di ritrarre con tratti incisivi, con tratti lirici, con tratti molto belli che nel linguaggio trovano una forza espressiva, peraltro come sempre, di Ungaretti che ha dell'espressionismo nel suo ritrarre le grida, le urla, i tratti dolorosi e la sua, dell'umanità sofferente, ma che è anche di questa natura sofferente. Quindi ritrae una natura sofferente che viene profondamente modificata dall'uomo, anche se per un bene comune, e il dopo deserto è quello delle genti e delle popolazioni del sud che si raccolgono intorno all'acqua, nella speranza che l'acqua possa veramente cambiare un destino, una sorte. Ma per fare ciò bisognerà aspettare un po', e il deserto forse è ancora rintracciabile, soprattutto dentro alcuni di noi o dentro di noi. Grazie. Grazie. Roberta, ti rubo un attimo. Oh no, l'ho perso, quindi no, non ti rubo il mestiere perché volevo leggere una cosa, ma casomai la ritrovo più tardi. E allora sì, dai, andiamo con la terza lettura. Così, muoversi a perdita d'occhio, non avevo mai visto il grano giovane. Soggiace appena al suo alito in fiore, ma è un alito immenso, un alito di felicità finalmente palese, davvero da terra risorta. Un alito di Pasqua, davvero di terra finalmente di luce. E non lo definisce luce la sua incertezza stessa, quell'essere ancora il tremito di un calore libero da poco, lungo lo stelo della zolla, d'un calore che ancora tralasciare non può, nello scorrere oltre la tenerezza dell'erba, qualche ombra di violenza segreta, calando dai monti, portato all'infinito in palma di mano. È stamani il tavoliere di una freschezza ed una felicità. Ma ecco che una rivolta della strada ce lo nasconde. Scusate. Senti, Celeste, il passaggio prima abbiamo sentito la gente che festeggia. È una bella immagine. Dopo il deserto c'è la gente che ride, la gente che festeggia, che torna a vivere. Torna a vivere perché ha la speranza appunto del futuro. L'acqua significa cambiamento e è un cambiamento, come dicevamo prima, visibile perché è cambiato il proprio paesaggio, è cambiato la propria terra, sono cambiati i propri borghi. Quindi i paesi sono in festa e ci sono, vi prego di guardarle non appena scorrono e di fissarle un attimo, ci sono delle foto veramente emozionanti e tenere, commoventi, di comunità intere vestite a festa che si riuniscono intorno alle fontane per scattare le foto. E anche in questo
L'acquedotto pugliese è un grande merito, quello di aver immortalato appunto in questo meraviglioso bianco e nero i momenti di questa storia epica. Ungaretti sta cercando l'acqua, e a tratti e la sente soltanto. La sente soltanto, ma la vede, e qui il racconto si rende visibile, anche se non concretamente, la vede nei volti e nei sorrisi delle persone. Non tutti i volti sono sorridenti, anzi, più delle volte ci sono delle donne con espressioni molto interdette, non sanno in realtà, sono gravi di disperanza, ma non sanno ancora che cosa li aspetti. E questo piace ritrarre a Ungaretti. Credo che come me molti di voi si chiedano quanti e come si leggessero queste parole di Ungaretti. Questo brano che ci ha letto Paola è di una notevole difficoltà, quindi pensiamolo comunicato attraverso un reportage, attraverso un quotidiano. Non era semplice questa operazione, fu un'operazione non solo del regime, naturalmente siamo negli anni del trionfo appunto del regime, quindi non è soltanto un'operazione propagandistica, e questo c'è tutto. Ci sono delle pagine in cui anche il linguaggio di Ungaretti si adatta naturalmente alle regole del sistema, ma la profondità che viene offerta ai lettori contemporanei, naturalmente a noi. Il dopo deserto è quello che a Ungaretti interessa. Interessa anche se gran parte del reportage, soprattutto nelle pagine che parlano di Santa Maria di Siponto, di Monte Sant'Angelo, del Gargano, del Sasso, o per esempio del Museo di Bari. Lui fa una bellissima visita nel Museo di Bari, dove scopre i vasi Appuli, e quindi scopre l'arte popolare, e dell'arte popolare dice: anche questa è un miracolo. Tutto miracoloso, questa terra sa di miracolo per Ungaretti, perché l'acqua sa di miracolo. E tutto il racconto di Ungaretti è proprio, come sempre nella sua poetica, ma questa volta c'è una poetica dettata da un'esigenza di comunicazione reale e immediata. Tutto viene giocato sul dualismo terra-acqua. La terra è visibile, l'acqua è invisibile. Ripeto, non la sente, la cerca. Infatti ci sono dei passaggi che Paola ci leggerà, in cui c'è il suono dell'acqua. Lui segue il suono dell'acqua. Sentiamoli allora, dai. Li troviamo. Sì, anticipo, oppure possiamo. Sentirò per tutto questo mio correre dietro l'acqua, in su e in giù, dal Gargano a Caposele, il passo del pellegrino. E se non ne sentirò il passo, ne vedrò la traccia. Quell'apparizione di acqua, sorprendente, come una grande contentezza immaginaria fra il sonno nell'oscurità della mente. Grazie. Dicevo appunto che ti rubavo un minuto il mestiere perché prima si è parlato anche dell'acqua, come dire, che può essere pericolosa e di questo rapporto acqua-te, l'acqua nemica, neppure la terra può essere nemica. Mi è tornato in mente un passaggio straordinario, parlando di poesia del Moby Dick di Melville, peraltro in Italia, tradotto
tradotto nel 59 da Pavese, perché il Melville che leggiamo ancora oggi è quello di Pavese. E in un capitolo straordinario che si chiama La costa sottovento, così Melville, alcuni capitoli addietro si è parlato di un tale Bulkington, un marinaio alto sbarcato allora incontrato a New Bedford nella locanda. Quando in quella gelida notte d'inverno il Pequod cacciò la prora vendicatrice nelle fredde onde maligne, chi dovevo vedere alla barra se non Bulkington? Osservai con cordiale reverenza e timore quell'uomo che nel cuore dell'inverno, sceso allora da un viaggio di 4 anni pieno di pericoli, poteva con tanta irrequietezza di nuovo cacciarsi in rotta per un altro periodo di tempeste. La terra pareva scottargli sotto i piedi. Le cose più meravigliose sono sempre quelle inesprimibili. Le memorie profonde non concedono epitaffi. Il porto, dice Melville, sarebbe disposto a dare riparo. Il porto è misericordioso: nel porto c'è sicurezza, comodità, focolare, cena, coperte calde, amici, tutto ciò che è benevolo al nostro stato mortale. Ma in quel vento di burrasca, il porto e la terra sono il pericolo più crudele per la nave. Bisogna che essa fugga ogni ospitalità. Un urto solo della terra, anche se soltanto sfiorasse la chiglia, farebbe rabbrividire il bastimento. Da cima a fondo, è la storia di Bulkington che non può tornare a terra perché la terra lo porterebbe a sfracellarsi nelle rocce, quindi si getta nel mare contro la sua salvezza, ma è l'unica salvezza possibile. Questo rapporto di una forza Di travolgente. una struggente attualità, perché il mare continua ad essere amico e nemico, proprio Però, vedi, cronaca. scusate, mi era venuto in mente, ho pensato che potessimo incrociare le poesie in questo senso. Negli appunti che ci. Pino, incrociamo poesie, incrociamo anche attualità, incrociamo storia del passato e drammatica attualità. Comunque, se vi capita, leggere La costa sottovento, è un capitolo brevissimo di Melville. No, figurati. No, Importante anche per la registrazione, perché questo poi si. Ecco. Poi voglio dire, abbiamo una voce che Sì. insegna dizione, non la sentiamo, dai, su. No, dicevo, mi ricordavi anche appunto questi salti intertestuali. Quando Claudio Magris, nella prefazione a Breviario Mediterraneo di Matvejevic, parla della filologia del mare, quindi di questa narrazione liquida, in qualche modo frammentaria ma coerente, che credo voi abbiate avviato felicemente. Grazie. Senti Celeste, con l'acqua arriva l'avvenire, questo mi hai raccontato, con l'acqua arriva l'avvenire, c'è un'attesa quasi mistica. Sono parole di Ungaretti, con l'acqua arriva l'avvenire. E questa in Puglia c'è Ungaretti ritrae questo territorio in divenire, questo cantiere aperto, questi uomini in piena, sono tutti uomini, le donne si fanno ritrarre solo accanto alla fontana e ripeto, non sempre con sorrisi, anzi, quasi sempre con grande diffidenza. Vedremo qualche foto e sono veramente anche queste tenerissime, le anziane del paese che comunque hanno indossato gli abiti della festa come i piccoli, come i loro bambini con i pantaloni sempre troppo corti, le scarpe sempre troppo grandi. Sembra proprio l'umanità ritratta del sud di sempre, ritratta anche da Sciascia. Gli uomini con il cappello e altri invece solo con la coppola, quindi c'è tutto un codice, c'è tutta un'iconografia che loro, dico coloro che sono fotografati,
non conoscono, cioè un'icografia da, non parliamo di queste foto, ma di altre che verranno. Sono codici che hanno assimilato nel tempo, nella storia, e che naturalmente non sanno loro stessi decifrare, ma che rispettano. Questa è una terra lacerata, questa è una terra lacerata, sono fenditure nella roccia, è un paesaggio che sta combattendo, perché sono paesaggi di guerra, quasi di guerra. Ecco una foto di un giovane con i pantaloni troppo corti, il cappello e altri bambini che naturalmente sono istantanee, quindi hanno ancora più sapore. E gli uomini e le donne del sud si trasformano in cercatori quando la captazione dell'acqua è ormai avvenuta. E quindi il deserto, pieno prima di disperazione, si trasforma in un territorio di cercatori che attingono a queste piccole oasi, che prima erano soltanto abbeveratori di mandrie, e ora diventano esempi, appunto, dicevo, di un'architettura povera, ma vicino alla quale tutti si fanno ritrarre orgogliosamente. Naturalmente sono, ecco, le fontane, alcuni esempi di fontane, alcune di architetti all'epoca noti. E beh, basti pensare poi all'architettura di questo palazzo che, vabbè, non ha uguali nel suo tempo, nel suo genere, proprio per il monumento che si vuole erigere all'acqua. E quindi sono, vedete, città completamente cambiate, sono città che prima non avevano, non si muovevano intorno, ma cambiate solo in apparenza in realtà, perché poi bisognerà che quest'acqua sia faticosamente ancora cercata e faticosamente ancora. Sappiamo che, dicevo prima, è un'opera aperta, in divenire, in progress, quella dell'acquedotto, e proprio stamattina sentivamo di altre, sentivamo in televisione, sui giornali, leggevamo di altre opere, di altri ampliamenti. Quindi ecco, questa è una foto su cui ci dovremmo fermare, proprio perché, ecco, quella è la cape de fer, perché è femminile, c'è finalmente una brocca a cui poter attingere l'acqua. Però vedete i volti delle donne, sono veramente molto perplessi, molto seri, non sanno ancora che cosa, se sorridere o meno. I bambini meravigliati, non c'è una donna che sorrida, non c'è una donna che sorrida, perché realisticamente sì, sono speranzose, però il futuro è sempre un'incognita. Però sono comunità che si aggregano intorno a un evento. Forse non sorrido anche perché non sanno esattamente cosa sta succedendo dietro quella macchina, perché adesso, come dire, noi ci facciamo tutti i selfie, ma un secolo fa non era ovvio che cosa succedesse se uno ti fotografava, che cosa fosse quella macchina fotografica. Insomma, era un oggetto cioè che poteva essere Sì. anche un po' Sì, inquietante. Opla! e questa di sicuro non è un'istantanea. Per questa sono stati chissà Qui quanto stanno già un po' tempo, più in posa, qui stanno un po' più cosa, chissà tranquilli. quanti bambini si saranno mossi intanto che venivano ritratti dal fotografo, quante volte si saranno rimessi in posa. Ecco, sempre queste donne, c'è qualche uomo, vedete il cappello, e l'uomo senza cappello. È un'umanità molto povera, è un'umanità molto povera, è quella dei nostri paesi del sud, le cui condizioni erano veramente disastrosi, e disastrose siamo agli inizi del Novecento. Sono appunto bambini vestiti di nuovo, sono personaggi
epici, sono personaggi veramente che rimangono, i cui volti rimangono nel nostro immaginario e nella nostra memoria. È un paesaggio, è cambiato anche il paesaggio antropologicamente con l'arrivo dell'acqua. Eccoli qua. Cambierà, sta cambiando. A Roma lo Adesso chiamiamo il nasone, visto che l'avete dopo il nominato, Fir l'ha sì, chiamato il a nasone. Roma si chiama il nasone. Significa. Allora, prima del, come si direbbe adesso, del bonus track, cioè del regalo finale, però ci avevamo ancora un'altra lettura, no? No, ancora no. Allora, facciamo così. C'è qualche. Sì, allora, vai. Quella del No, sole ma è è piacevole perché per cui. qualche riga, adesso che parlavi anche dei ragazzi, sono veramente pochissime righe. Uscimmo, già era sera. La sera dei paesi è data dalle donne che vengono sulla porta di casa, dalla piazza che si affolla di uomini, dai ragazzi che si agitano di più senza che soda più il loro chiasso. Questo lo trovo molto bello. Dall'attesa di un avvenimento che è in questo nascere di primavera già tutto nell'aria, anche più che nei cuori. Ora di rapimento, e qui arriva il poeta, ora di tono petrarchesco. Passa la nave mia, colma d'oblio. È anche la nave che torna come metafora, no? Vorrei commentare, se possibile. È come dicevi tu, un'attesa mistica. È un'attesa mistica che Ungaretti percepisce forse da parte, percepisce proprio negli occhi della gente. Ed è quella del villaggio, l'attesa del futuro. E anche se tutto poi viene ricomposto, non sempre armonicamente, non si può dire armoniosamente, ma viene tutto ricomposto in queste foto. In realtà c'è una scomposizione, una nuova geografia dell'antropologica e territoriale. E questi che vediamo sono gli uomini e le donne del dopodeserto. Quello che Ungaretti chiama dopo deserto e non dopo il deserto. Ed è un miracolo, sì, quello dell'acqua, però accanto al miracolo dell'acqua, intorno e accanto alla speranza c'è sempre il grande elemento, il forte elemento che ha caratterizzato e che caratterizza tutti noi del sud e particolarmente noi del sud, l'attesa. L'attesa a cui Ungaretti dedica in questo testo delle pagine notevoli, l'attesa di una Pasqua, lui la chiama appunto Pasqua, non sempre attribuendo, spesso attribuendo il senso religioso al termine che lo possiede, ma proprio di un nuovo, di un qualche cosa che cambierà la storia. Questa è l'attesa mistica che si respira in tutte le pagine di Ungaretti e in queste in particolari. E anche in queste foto, ripeto, per quanto statiche, per quanto ritraggono comunità che difficilmente si aggregavano nel sud. C'era la vita nelle campagne era una vita isolata, era la vita delle masserie, era la vita dei contadini che tornavano la sera e non certo con la possibilità di aver dissodato la terra perché acqua non ne avevano. Queste invece ricompongono delle comunità che naturalmente non hanno un ordine
interiore, non hanno un ordine ancora, non hanno un ordine sociale, ma perlomeno hanno un ordine visivo. Ma è l'ordine, tra virgolette, che la storia, deve, più che ordine, la ricomposizione, che la storia, l'acqua e non solo, ma il lavoro, la sua etica, la sua religiosità, sono quelle di Ungaretti che trasferisce nelle pagine di questo testo. Bello, grazie. C'è qualche testimonianza, anche qualche commento, qualcuno? Eccolo. Vai. Buonasera, mi è venuta una curiosità, Celeste, una domanda che forse collega l'acqua a te come insegnante e ad Ungaretti. Cioè, mi sono chiesta, sentendo la tua interessantissima relazione, ascoltando le parole, ma a scuola si parla, hai mai parlato ai tuoi alunni? A me, io non ho nessun ricordo di un Ungaretti in Puglia. Non ricordo di che mai mi sia stato No, insegnato, e non, questa. sarebbe importante, ecco, questo ti voglio chiedere, perché credo che in effetti passi un messaggio molto importante anche per le nuove generazioni, no? Per i ragazzi. Sì. Sì, grazie Carla per questa domanda. No, di questo testo non si parla a scuola. Ripeto, questo è il merito di Giacomo Adda, che saluto. Di aver riproposto nel, credo sia qui, insomma, l'ho visto prima, di aver riproposto nel 2019 in un testo che comprende dei saggi molto belli su questo viaggio di Ungaretti, di aver riproposto questa esperienza. No, si ritrova nella vita di un uomo, comprende anche il deserto e dopo, ma non c'è un testo specifico. E devo dire che quando mi fu proposto di collaborare a questo libro, a me non era sconosciuta del tutto l'argomento, perché avevo ritrovato nella biblioteca di mio padre proprio Il deserto e dopo. Fotocopiato, cioè fotocopiato, tratto dall'edizione originale, c'è cioè un'edizione originale bellissima, un'edizione proprio degli anni 30, e poi ce n'è un'altra molto bella curata da Paola Montefoschi, e poi Mondadori ne ha riproposte tante a partire dal 61. E quindi non mi era sconosciuto perché ad alcuni intellettuali pugliesi, questo viaggio, questo reportage di Ungaretti era noto, ma naturalmente era di nicchia. No, a scuola non si studia, non si studia, o perlomeno non si studiava. Io ho lasciato la scuola 5 anni fa, non credo ancora. Purtroppo si fanno i conti con l'Ungaretti ufficiale, con l'Ungaretti delle grandi raccolte, però sarebbe interessante soprattutto per i nostri studenti. C'è qualcun altro che vorreste intervenire? Sì. Io la scuola l'ho lasciata quasi 50 anni fa, nel senso, ma non mi ricordo che si andava molto oltre Manzoni da programma. Forse al Novecento ci si arrivava quasi mai. No, se avete piacere, voglio condividere alcune frasi, riflessioni che ho fatto nel viaggio a Caposele nel 2015. Non sono Ungaretti, però sono diverse che io chiamo frammenti. Era il 2015. Allora, visita a Caposele. Dal tavoliere al Salento, il popolo, assetato, sperava in un miracolo. Le estati pugliesi, infocate, prosciugavano le cisterne. Si aspettava la pioggia e la brutta stagione per riempire le botti. Da un paese distante, ma non molto lontano, la soluzione dei problemi arrivò per entrambi. Qui l'acqua,
straripava, gorgogliante da ogni versante. Casette galleggianti, mulini, gualtiere, rischiavano di essere sommersi dalla piena del Stele e dall'acqua che a fiotti scendeva dai monti. Con macchine degli studi di Vinci, ingegneri dell'epoca incanalarono l'elemento prezioso. Il popolo irpino, dal cuore generoso, collaborò con entusiasmo alla mastodontica impresa, dove gli occhi del monte si pose, e dopo 9 anni di duro lavoro, la natura selvaggia il genio umano domò. Era il 1915, un secolo ad oggi. Le condutture raggiunsero l'arida terra dove l'arsura le crepe formava e attraverso fontane chiamate testa di ferro, giare e botti piene portò nelle case. A inaugurare l'evento, lo Zampilla andò in alto nella piazza gremita di gente di ogni ceto sociale e da allora tutto cambiò. Il progresso, le nostre case pulite, il profumo del corpo e dei nostri vestiti. Ogni corpo assetato, abbeverato all'istante. E io, figlia dei Dauni, Preceuzzi e Messapi, a nome di tutti, ringrazio i miei avi. E noi la ringraziamo anche per averlo condiviso. Grazie mille. Questi sono i piccoli regali che ci fanno questi incontri. C'è anche con... sì. Grazie a tutti, grazie Celeste per il tuo contributo. No, volevo spezzare una lancia per i docenti che non trattano Ungaretti in Puglia, perché tenendo presente la mole della letteratura italiana e la mole della produzione di Ungaretti, naturalmente un argomento come questo può rientrare solo in percorsi particolari, soggettivi del docente, ma in percorsi anche pluridisciplinari, come in questo caso. Ma di fronte a delle liriche straordinarie che vanno dalla prima raccolta, sentimento del tempo, al dolore, questo è un aspetto importante. Abbiamo visto quanta prosa lirica ci sia in questo Ungaretti che ci ha presentato Celeste. Però, insomma, ripeto, sono percorsi molto personali. Volevo leggervi, ho trovato una lirica, giustamente Celeste parlava dell'acqua come topos fondamentale in Ungaretti, nato ad Alessandria e quindi in questa terra che noi risentiamo nelle sue poesie, anche nei fiumi adesso che leggeremo per alcuni aspetti e non solo perché ha citato il Nilo, in una lirica dove l'acqua per lui è il luogo dove identificarsi, diventa il poeta e il novello Narciso. Vanità, d'improvviso è alto sulle macerie il limpido stupore dell'immensità, e l'uomo, curvato sull'acqua, sorpresa dal sole, si rinviene un'ombra, cullata e piano franta. Cioè lui si riconosce, no, in questo autoriconoscimento, e quando si rileva, bene, ecco, cioè la crisi anche dell'identità, quindi si riconosce e si perde nell'acqua. Bene, Ungaretti e l'acqua, insomma, no? Sta venendo proprio bene stasera, eh? È vero? Sta venendo proprio bene. Abbiamo proprio degli interventi... Insomma... grande qualità. Vedi Roberta, la poesia tira fuori il meglio, eh? Devo studiarla di più. Anche l'acqua tira fuori il meglio. Devo dire che anche l'acqua si presta, oltre che... No, tra l'altro consiglio per la lettura, è uscito adesso per Il Saggiatore un libro di un meteorologo che comincia con queste parole: noi diciamo sempre in arrivo il brutto tempo, non è vero che è brutto, senza acqua è un problema enorme. Cioè questo modo di dire... Che va, e come citavo all'inizio, in assenza di interventi a livello globale, nel nostro bacino, nel Mare Nostrum, è previsto nel 2050 una riduzione delle piogge del 30%, che ci riporterebbe a quei problemi di sanità che l'acquedotto pugliese
aveva risolto. Quindi non è sempre brutto tempo. L'abbiamo visto anche, non so qui da voi, ma insomma noi nel Lazio abbiamo visto un inverno molto siccitoso. Non so qui. Allora ci chiudiamo in bellezza, ci facciamo regalare i fiumi? L'Acquaforte, che è Sì. una lirica, che dite? Va bene. Proprio per concludere il deserto e dopo di Ungaretti, quindi Acquaforte, compresa nella raccolta, e poi i fiumi. E Grazie poi Tino e grazie a risonto, poi. tutti. Grazie Paola con questa voce. Rotolato dall'acqua, c'è un macigno, ancora morso dalla furia della sua nascita di fuoco. In bilico sul baratro non pecca se non con l'emigrare della luce, muovendo ombreggiature a casamenti tenuti sulla frana da bastioni. Attinto il vivere segreto, nell'esalarsi della valle a sera, sono strazianti le sue cicatrici. Questo è Acquaforte. Poi vi chiederò un bicchiere d'acqua, perché se no non è vero. Scherzo, no, perché non te, no, no, sto scherzando, sto scherzando. Fiumi, torno seria, ma non seriosi. Allora, mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo, prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua e come una reliquia ho riposato. Il sonso, scorrendo, mi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie quattro ossa e me ne sono andato come un acrobata sull'acqua. Questo è Lisonzo, e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo. Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita. Questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo che mi ha visto nascere e crescere e ardere di inconsapevolezza nelle distese pianure. Questa è la Senna, e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono riconosciuto. Questi sono i miei fiumi, contati nell'Isonzo. Questa è la mia nostalgia, che in ognuno mi traspare ora che notte. Che la mia vita mi pare una corolla di tenebre. Grazie per avermi fatto riprendere a studiare Ungaretti. Grazie Paola Martelli, grazie Celeste Mauro Giovanni, grazie alle donne in corriera, grazie all'acquedotto pugliese. Visto che abbiamo parlato di attesa della Pasqua, buona Pasqua a tutti. Grazie.